Buongiorno, buongiorno Mastro Giulio, Buongiorno. cosa fai? Mi repellento tutto. Tutto, tutto, che qua raga siamo invasi dalle zanzare. Stanotte ha fatto una bella piovuta e ovviamente non potevano che arrivare le amiche zanzare. Noi ci siamo presi 2 giorni di stop dopo la giornata infernale dell'altro giorno per arrivare qui a Anzerecorè. Stamattina siamo in partenza, abbiamo anche ritrovato 2 amici viaggiatori, cioè José lo spagnolo e qui abbiamo Xavier il francese, un folle che viaggia proprio lui come capita capita. Lui decide di andare, dove arriva, arriva senza visti, senza documenti, senza assicurazione, lui va. Vabbè, insomma, il bello di incontrare i viaggiatori. Quindi adesso andiamo verso la frontiera. Bonjour, Yuki. Andiamo verso la frontiera della Costa d'Avorio. Decideremo se la passeremo oggi oppure domani. Sono solo un'ottantina di chilometri, tra le altre cose. Fonti certe ci hanno confermato che questa strada è asfaltata, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi. E se non sarà oggi il passaggio della frontiera, sarà sicuramente domani. Qui siamo al centro CRS, che è un centro appunto cattolico. Abbiamo visto un sacco di viaggiatori, abbiamo conosciuto anche un signore che viene dalla Germania e arriverà fino a Capo di Buona Speranza in bicicletta. Cioè, se ci pensiamo è assurdo. Allora, giusto per restare in tema, che prima vi ho detto che Xavier è un pochino fuori di testa, ecco, adesso sta decidendo di gonfiare i pneumatici con la pompa per gonfiare le ruote della bici. Noi ci organizziamo, visti e qua e là, lui arriva in dogana senza visti, Senza senza assicurazione e lo assicurazione, fanno passare, non si sa non usa come. internet, non usa le Niente. mappe, va con la bussola. Paese che vai, viaggiatore che trovi. Comunque abbiamo fatto comunella perché siamo uno spagnolo, due italiani e un francese, che quando cerchiamo di parlare insieme in inglese voi non avete idea di quello che viene fuori, perché ognuno tra l'altro utilizza il proprio inglese proprio quindi viene, sembra una barzelletta, davvero. Madonna. Tranquilla Yuki, che oggi la strada dovrebbe essere migliore. Salutiamo la cattedrale di Zarecorè che ci ha ospitati per queste 2 notti, non ci venite addosso. Stiamo lasciando la Guinea. È stato un paese difficile, dove per la prima volta abbiamo avuto chiaro davvero che quello che stiamo facendo è un viaggio complicato e che le cose si possono mettere male da un momento all'altro, senza preavviso, e lì puoi contare solo sulle tue forze. In Guinea ogni giorno è una sfida, ogni giorno è un'incognita, ogni giorno sai che potrebbe succedere un imprevisto che potrebbe mettere a rischio l'intero viaggio e potrebbe succedere in mezzo al nulla. Abbiamo attraversato chilometri e chilometri di foreste tropicali nella più completa solitudine, senza connessione, con il timore che potesse accadere qualunque cosa. Ci stiamo facendo le ossa con la consapevolezza sempre più profonda che l'Africa non è per tutti, che l'Africa è una continua sorpresa dove non esistono certezze, ma dove puoi contare solamente su te stesso. Senza volerlo ci siamo già ritrovati nel checkpoint pre-Costa d'Avorio, dove abbiamo chiuso l'importazione del mezzo in Guinea, così almeno per uscire adesso siamo a posto, vero Mastro Giulio? Tutto timbrato, tutto ok, perfetto. Sembra tutto va Sembra... troppo liscio, troppo Sì, facile. esatto, ci è sembrato strano che sia andata Troppo così liscia, facile. ma vabbè. Sono le 14:39, ci sono 34 gradi e 60% di umidità. Io sono qua con l'asciugamanino che praticamente è diventato la nuova mia copertina di Linus, perché no? Siamo bagnati zuppi, però va bene così. Chiara, dobbiamo ammazzarlo. Ho Pia. paura! E pia qualcosa, Chiara, non sta. No, ce l'hai dietro! Cioè, guarda, guarda dov'è. Dov'è? Eccolo, eccolo. Posso aprire una finestra? Coppalo! Ma, Chiara, ammazzalo! Non so Pia, come. ciabatta! Toh, pia questa. No. È andato! No, è entrato di nuovo, che è? Uscita! È uscita. Sei sicura? Un attimo. Che bestione. Riprendiamoci. Scusate, momento di panico. Ci facciamo un panino al volo.
ti facciamo capire cosa stiamo mangiando ultimamente, perché qui trovi a 20 centesimi le uova già sode e il tonno, quindi noi mangiamo tutti i giorni praticamente panino, uova e tonno. Questo qui è il mio paninozzo. Se ti metto un po' di sale, un po' di olio. Sì, non c'è maionese, beh. No. No. Qui c'è il latte, è andato a male, se vuoi, no, che probabilmente è diventato, vabbè. Sì, è esploso da che solo. Vabbè. E tu cosa mangi? Anch'io mi faccio un panino. Ah, poi non vi abbiamo fatto vedere, siccome qua lo Scottex non si trova. Cartigenica, monovelo, che è proprio, cioè per il WC del camper è costa perfetta. Costa 2 euro sta cosa. Sì, cioè, ma si sbriciola tutta, anche sì, quando pulisci qualunque cosa, anche lì dietro. Lo Scottex 7 euro, impressionante. Va bene. Quindi, dai, un po' di cartigenica, che era? Oddio, raga. Cioè, che cacchio, è veramente il viaggio della speranza questo, altro che... Ok. Non ho il cassetto qua, aspetta. Metti la sicura al portellone, già. 5 km dalla frontiera, abbiamo stravolto i nostri piani perché non c'è nulla che ci permette qui di fermarci. Quindi entriamo, proviamo ad entrare tutti quanti e sì, dai, ci vediamo tutti in frontiera. Ça va bien? Vai! Vai Guinea! Ci seguono! Siamo davanti alla frontiera della Guinea, quella che ci vede a salutare appunto la Guinea. Abbiamo già praticamente fatto tutto, sono stati velocissimi. Abbastanza, sì. Nessun problema, nessuna richiesta particolare, neanche di soldi per il momento, ma vediamo, perché ci dobbiamo ancora lasciare andare. Comunque, per farvi capire com'è la frontiera, cioè lì davanti c'è quella... filo con degli stracci attaccati, ecco, quando passeremo lo abbasseranno a terra e ciao, e ciao Guinea. Cotuar conquistata! Andale, andale! Adesso ci aspetta come sempre l'altra fila al customer della Costa d'Avorio, quindi dove controlleranno i nostri documenti, e poi ci sarà quella successiva dove controlleranno i documenti di Simba. Abbiamo neanche fatto in tempo a parlare che siamo già davanti alla prima tappa della Côte d'Ivoire. Caprette e pecorelle non mancano mai. Queste sono quella coreane, però già cambia qualcosa. Dici? Cambierà un aspetto, che dai, come i cinesi, poi arrivi. E ci sono i coreani? Beh. No? Cambia la fisonomia della pelle. Vabbè, andiamo a vedere. Già. Vi stiamo salutando ufficialmente dalla Costa d'Avorio. Questo è il passaggio, qui c'è Xavier che sta entrando e adesso partiamo anche noi. Non ci hanno fatto una storia, un problema, è stato tutto molto veloce, indolore e rapidissimo. Ma cos'è, tipo un controllo? Che passa? Ah, ok, ci faranno un controllo. Filmé quoi? My travel. Hein? Hmm? My travel. Ton voyage. Hey, mon petit, il sort de travail, tu viens me dire, tu veux faire un truc comme ça? Pardon. Allez là, depuis pas aller là-bas. Tu me vois, tu travailles, tu viens faire un truc. Ici, c'est la frontière, pas tant. Elle est finie. Manger tout, tout le jour. Ok. C'est bon, merci, merci. Ils sont là, faut les voir. Non, faut parler. Va t'écouter, il parle français. Il parle français. Passeport, passeport, your passeport. Ah, gli ha preso la birra. Merci, monsieur. Okay. Pour moi. Merci. Okay. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Et bon travail. Ok. Bonjour. Merci. Goodbye. Ma sei un po' limitato perché secondo me, cioè, non sapevo dove mettere mani. Sì, non. Se
trovato, mi ha detto cos'è questa cosa, è un climatizzatore. Ah, ti ha detto del clima, sì? Non capiva cos'era. Questo è un fornello per cucinare, ho aperto lì su e ha visto il... cos'è? Tonno, come c'è. Cioè, tutto le giorno, atum, atum, ex, tutto le giorno. E a Eusenia gli ha scorcato una birra. Se ne è venuto via dalla sua macchina con la birra. Perché lui c'ha la Jeep, non è che si le nasconde, però ecco, è proprio difficile. Vabbè, insomma, l'alcol non era vietato qua, però. Vabbè, dai, fatta anche questa. Quindi adesso possiamo dire siamo in Casa de Maria! Bonjour! Gibu! 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 Oddio, no, beh. Allora abbiamo capito che Gibu vuol dire penso, gli ho detto mua Gibu, sì, quindi penso che sia donna bianca o comunque come l'equivalente del tubab, ma Gigi boh, così, vabbè, che ridere. E in più scappano. Come ci avviciniamo scappano, cioè vabbè, dai. Abbiamo tutto a posto anche per il camper, adesso dobbiamo però cambiare i soldi e fare la sim. E poi ci siamo. Adesso vi facciamo conoscere i nostri amici! Ci hanno accerchiati in questo modo qui. Giulio! Ciao! 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 Giuro ragazzi, non so che cosa è successo. In un momento sono arrivati da 5. Sono arrivati tutti, hanno cominciato a dirmi quella parola lì, Gibu, e dopo volevano dei biscottini, poverini, io gli ho detto non ce li abbiamo sul serio, gli ho detto non abbiamo i soldi di qua, sennò ve li andavo a comprare, beh insomma, e poi avete visto che casino, è partita la prima che ce n'era, e eccola! Aiuto, che accoglienza in Costa d'Avorio, non so cosa dire raga, va bene, scioccati. Ragazzi, noi come sempre ci ritroviamo con il buio. Qui abbiamo Mastro Giulio, qui abbiamo Super José. E a chi teniamo la nostra cena pasta questa sera? Festeggiamo l'ingresso in Costa d'Avorio tutti insieme, o meglio, tutti insieme no, perché manca una parte dell'equipaggio che abbiamo perso per strada, non sappiamo perso dove sono. Sabienna. Sparito col belga che si è caricato bicicletta e tutto. Quindi in macchina. Josef, super Josef, sì, il nostro angelo custode. Abbiamo trovato un parcheggio per fortuna e stasera ci facciamo un piatto di pasta e andiamo a dormire. Poi noi, ragazzi, ci vediamo domani. Domani. Ciao!